Ciao a tutti amici, io sono Luca e bentornati nel mio canale. Oggi sono al Flower Show di Perugia, dove, vi ricordate, c'era anche Giulio dei Vivaio Scarponi, ma ci sono anche altri espositori. Ora faccio un piccolo giro, dato che non potrò togliere la mascherina, sarà anche un po' difficile per me sinceramente andare a parlare con gli espositori, quindi facciamo un veloce giro e poi ho incontrato anche una persona che sicuramente conoscerete. Oltre a degli stand con piante aromatiche di tutti i tipi, abbiamo anche degli stand completamente pieni di rose e penso che siano anche camelie giapponiche, quindi abbiamo veramente molte varietà di fiori e soprattutto piante. È venuto in terre perugine anche Francesco Pascucci, ci siamo un attimo, abbiamo scambiato due chiacchiere, abbiamo visto qualche pianta insieme, ora lui ritorna e ci vedremo. E ci vedremo sicuramente nei prossimi video a breve. Una cosa molto strana, questi vivai che ci sono anche uno, c'è anche uno stand con delle piante carnivore, tutte piantine un po' strane. Queste qua sono le piante carnivore. Dopo aver fatto il giro praticamente di tutto il vivaio, mi trovo nell'angolo più grande del Flower Show e dietro di me, come vedete, c'è il vivaio Scarponi. Adesso andiamo lì e andiamo a salutarlo. Eccomi qua, sono arrivato da Giulio. Ciao ragazzi! Adesso ci facciamo raccontare come sta andando questo Flower Show a Perugia. Ciao ragazzi! Ovviamente un gran saluto a tutti i seguaci di Luca del suo canale. Ci troviamo qui al Flower Show di Perugia, nel bellissimo parco dell'Arena Santa Giuliana. Siamo diciamo in una edizione un po' particolare perché per me ovviamente è il primo anno che lo stand di Vivaio Scarponi è presente, però allo stesso tempo doveva essere un'edizione effettuata a maggio, invece è stata spostata a giugno ovviamente per motivi diciamo di normative Covid, e allo stesso tempo la precedente edizione era svolta ai Giardini del Frontone, invece questa l'hanno fatta diciamo al Santa Giuliana. Come vedete, come già detto con Luca, ho portato tutti i miei fiori principalmente di produzione. Doveva trattarsi di anche di orto, ma a giugno ovviamente l'orto viene un po' meno e quindi ci siamo concentrati sui nostri fiori soprattutto più resistenti al sole. Quindi faccio un esempio: Portulaca e Lantana, che sono proprio il re e regine dell'estate. Continuo con il tour di tutti i vari stand, soprattutto di uno stand di bonsai che mi ha interessato molto e di cui ho preso anche una pianta. Mi sono fatto raccontare dal ragazzo praticamente come funziona e cosa vuol dire l'arte del bonsai. Io, Giulio, ti saluto. Luca, grazie che mi sei venuto a trovare, ovviamente un buon tour, un buon giro di questo Flower Show. Anche se è molto caldo e è molto afoso. Esatto, però ci abbronziamo anche un po'. Vero. E un saluto a tutti voi, ovviamente, che spettatori che ci seguono, speriamo in tanti, speriamo. Speriamo sempre in tanti. Io ti ringrazio, Giulio. Grazie, Luca. È stato sempre un piacere. Per me è sempre un piacere venire qua a vedere le tue piante. E per me è un piacere con il tour, grazie. E buon proseguimento anche per questa fiera che vedo veramente piena di appassionati di piante, soprattutto nel tuo stand. Non so come mai, vedo sempre gente al tuo stand. Beh, a fare abbiamo fatto anche un laboratorio questa mattina dell'orto, per cui. Però è così, io ho notato sinceramente questa cosa. Quindi sicuramente per Giulio la prima esperienza al Flower Show di Perugia è stata veramente molto importante. Positiva, sì, positiva, davvero. Bene, ti saluto. Grazie, buon weekend, ciao giro. Ragazzi. Allora, sono arrivato proprio in questo momento nello stand di Pepe Leo Bonsai, vedo che sta combinando qualcosa e voglio farmi spiegare cosa sta facendo, perché sono veramente interessato ad imparare qualcosa su bonsai e voglio vedere quello che sta facendo. Allora, sono con Giuseppe di Pepe Leo Bonsai e facciamoci spiegare cosa sta facendo a questa piccola piantina. Sì. Ciao a tutti, ecco, qui siamo alle prese con un ginepro giapponese, Kinensis varietà Itegawa, e stiamo praticamente, come vedete, legando
tutti i rami della pianta per poi effettuare la modellatura e l'impostazione del ginepro. Quindi andremo a trovare il nostro fronte e poi andremo a posizionare tutti i rami per creare questa forma dinamica e dare uno styling al bonsai. È una fase importante perché è una fase di preparazione per poi che precede la modellatura. Come vedete è una pianta molto particolare, io l'ho soprannominato Twister, questa pianta, per le caratteristiche originali e uniche del tronco. Guardate come si muove e quindi uscirà sicuramente una pianta interessante. Ecco, se volete dare un'occhiata, ecco qui stiamo mettendo il filo ramo per ramo, si va praticamente a legare ogni singolo rametto in maniera tale che poi ci consente, il filo di rame ci consente di poter poi, come vedete, posizionare il ramo dove noi lo desideriamo. Ho chiesto a Giuseppe quale sia il bonsai con minor manutenzione, diciamo così, minor manutenzione e che possa stare fuori. Un bonsai per tutti, anche chi ha poche esperienze di bonsai come me. Adesso facciamoci dire quale bonsai è meglio per il vostro giardino. Ci sono tantissime varietà. Diciamo che la cosa che bisogna stare attenti in questo periodo soprattutto sono le annaffiature. Qualsiasi bonsai voi andate a prendere, parliamo di bonsai già lavorati, già finiti sul vaso bonsai, gli accorgimenti soprattutto nel periodo estivo sono per quanto riguarda le annaffiature. Bisogna chiaramente bagnare, annaffiare giornalmente, almeno una volta al giorno. Normalmente la regola dice bagnare quando andiamo a controllare il terreno ci risulta asciutto, noi dobbiamo bagnare, ma in estate, chiaramente avendo un'evaporazione molto maggiore rispetto al resto dell'anno, il terreno, che è pochissimo per quanto riguarda il bonsai, l'acqua evapora subito e quindi dobbiamo dare l'acqua giornalmente. Per quanto riguarda le varietà più forti, più resistenti, sicuramente in primis vi posso consigliare l'olmo, che è un classico, o la zelcola, che quindi è una pianta molto rustica. Poi abbiamo anche l'olivo, anche questa è una pianta da esterno molto molto resistente. Ancora possiamo vedere il fico selvatico su roccia, in questo caso bellissimo. Anche questa è una pianta rustica, è una quasi una pianta infestante, quindi come bonsai va benissimo. Poi abbiamo il classico ficus, che invece è quello da interno, anche questo qui è una pianta per iniziare ottimo. Ecco, dopodiché abbiamo anche quercia e questo è un limone. Questa è una varietà rara da trovare a bonsai, è un limone antico, si chiama limone volcameriano o limone rosso, fa un frutto che è un incrocio tra limone e l'arancio. Quindi è una varietà che si adatta molto bene agli spazi piccoli, quindi come bonsai è ottimo. In più fa una foglia anche più piccola dei limoni normali e il frutto è molto interessante. Queste qua sono altre varietà belle da poter trovare. Dopodiché ce ne sono tantissime, dalle conifere, i giapponesi, i carpini e gli aceri ovviamente. Il giro è finito, ho incontrato Francesco Pascucci e Giulio del Viaggio Scarponi, sono veramente felice di questa giornata che ho passato al Flower Show. Mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao!